Buongiorno a tutti ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Lei è mia cugina. Ecco, ogni tanto porto qualche familiare nei video. Esatto. Che gente più preparata di me porto in realtà, e questo è il concetto. Si butta sempre per terra, ma non è così. No, vabbè. Comunque ho portato mia cugina che è una psicologa, e quindi che poi è la figlia di mia zia, quell'altra che vedete. Psicopedagogista. Esatto. È di famiglia. Tutta una famiglia così psico. Esatto, il pazzo poi ci sono io, quindi. Prima di tutto buon Natale. Ah, è vero. Tanti auguri di buon Natale. Non abbiamo i cappellini rossi perché lei mi ha detto mettiamo il cappellino rosso e gli ho detto no perché YouTube è scemo, mi blocca il video, lo sapete. L'ultimo video che ho fatto col cappellino rosso si è incazzato YouTube, quindi niente cappellino rosso. Niente, però c'è l'albero di Natale. Esatto. Che voglio dire. E poi lasciate un bel like subito, ragazzi, perché è Natale. Oggi è il 25, noi stiamo registrando per voi il 25 di Natale. Quindi esatto. Un bel like. E poi per la bella faccia di mio cugino, non per la mia che è brutta, ma per la sua quantomeno. Un like. E se è la prima volta che venite sul mio canale, iscrivetevi al mio canale. Soprattutto vi lascio in descrizione il suo canale Instagram, che adesso sta un po' anche lanciando. Facebook, esatto. Io... tutti i link, se volete fargli qualche domanda in ambito... sì, come diciamo psico. Noi, esatto, in ambito psi potete poi contattarmi. Detto questo, cosa parleremo, perché non l'abbiamo detto in questo video? Esatto, parleremo... l'espressione penso che già abbiate capito. E beh, sicuramente su come... sull'ansia, su come gestirla, quindi lascio lei la parola. Prima di tutto mi presento, sono Maria Cento, sono una psicologa clinica e attualmente lavoro a Milano presso il Niguarda, dove lavoro con ragazzi molto giovani, e il CTT, che è il centro trattamento tabagismo, e poi in ambito privato. Mi sto specializzando in ipnosi clinica, quindi la maggior parte del lavoro che faccio in ambito di psicoterapia viene attraverso l'ipnosi. Magari un'altra volta vi racconterò. Faremo un video. Esatto. Oh. E oggi invece sono qui per parlarvi un po' di questo grosso problema che un po' ha colpito tutti, soprattutto in fase universitaria, che è l'ansia. Che cos'è quest'ansia? La prima cosa che vi voglio dire è che l'ansia è un meccanismo positivo, è un meccanismo di attivazione che ci dice: ehi, attenzione, sta succedendo qualcosa che può essere pericoloso o meno, comunque un cambiamento rispetto all'equilibrio solito. Non è totalmente da demonizzare l'ansia, anzi è una risposta funzionale e adattiva. Quando diventa però disfunzionale, quando non va più tanto bene, la risposta provocata insomma dagli eventi è troppo forte. Quindi quando quest'ansia diventa talmente forte da inibire un po' quelle che sono in realtà le nostre risposte, in quel momento siamo di fronte a un problema. Cosa fare? Siamo a dicembre, quindi immagino che per molti di voi fra poco si avvierà la sessione di esami. Speriamo, per me la penultima della mia vita. Esatto, qui abbiamo un bel soggetto ansioso. Però devo dire la verità, io quando sono in periodo di panico scrivo a lei. Tutti i consigli che mi dà sono sempre stati utili. Fidatevi delle sue parole. Lui è diventato molto, devo dire, secondo me molto bravo a gestire positivamente l'ansia. Perché la differenza è questa: l'ansia può essere un fattore inibitorio o un fattore che funziona come un motore di attivazione positivo e propositivo. Dicevamo, periodo di esami, spesso molti di voi magari si trovano a gestire questa ansia maledetta. Cosa succede? Fanno respirazione, senso di impotenza, oh mio Dio, non ce la farò mai, questo esame è troppo difficile. Ma quello che è il brutto è che non solo l'ansia agisce durante l'esame, lo vedremo fra poco, ma può agire anche durante lo studio, inibendo proprio quelle che sono le capacità di concentrazione, di attenzione. E può succedere che molti di voi stiano anche a lungo su una pagina con la sensazione di non aver capito niente o di non aver studiato. Perché? Perché in quel momento c'è un'attivazione così forte che è come se si chiudessero tutti i canali di apprendimento, perché il pensiero è spostato. Ci pensiamo proprio, oh mio Dio, non ce la faccio a fare l'esame, invece che pensare, oh mio Dio, studio per fare l'esame. Esatto, cioè in quel momento voi non siete sul compito, che è leggere il libro, ma siete col pensiero al giorno dell'esame, con tutta una serie di pensieri che sono disfunzionali e vanno a ruota libera. Ora, qual è il punto? L'ansia si attiva con dei pensieri, ma i pensieri, nel momento in cui compaiono, non equivalgono alla realtà. I pensieri sono solo pensieri, sono un flusso di parole che si manifestano nella nostra mente. Un primo trucchetto
letto può essere nel momento in cui io apro il mio bel libro, sono lì e dico ah bello, adesso studio, la prima parola che leggo probabilmente succederà che parte la nuvoletta, immaginate qui una nuvoletta, cioè, oh mio Dio, il giorno dell'esame il prof è veramente stronzo, io non ce la farò mai, come faccio a studiare 600 pagine, partono tutta una serie di pensieri laterali. Che abbiamo appena perso le luci del video. In quel momento, cioè quando proprio voi vi accorgete che parte questo flusso di pensieri laterali e inconcludenti fondamentalmente, quello che dovete fare è fare un primo respiro profondo. Perché? Perché l'ansia si attiva appunto su tre canali, possiamo dire, che sono quello del pensiero e il canale fisico, che è molto importante, aumento del battito cardiaco, sintomi gastrointestinali, esatto. Possiamo fare l'elenco, ci ho fatto l'esame. Esatto, dell'accelerazione anche della respirazione, quindi operare un primo controllo dal punto di vista fisico è un buon passo per poi passare al controllo successivo, cioè della parte del nostro pensiero. Mi parte il pensiero devastante, quello che mi inibisce, quindi del non ce la farò, io cosa faccio? Mi fermo, chiudo gli occhi e faccio una serie di respiri profondi, molto profondi, fin quando non percepisco proprio un cambiamento nel mio modo di respirare, anche in quella che è la frequenza del mio battito cardiaco. Cioè si sente quando qualcosa... c'è il momento di panico che proprio... Oh mio Dio, così uno si rilassa un attimo e si sente proprio più tranquillo. Esatto. Seconda cosa, ovviamente studiate. Cioè, nel senso, questo si tratta di esame di realtà, però se non è così scontato, nel senso che molti hanno una preparazione approssimata, diciamo. Io ogni esame, praticamente. Esatto. E poi magari le aspettative sono irrealistiche, per cui se io studio da 18 e poi vado lì col pensiero di avere un 30, ovvio che qualcosa non quadrerà, no? Nell'analisi che io faccio della situazione. Se io studio tanto, cioè studio bene, non tanto. Sì, perché poi tra bene e tanto c'è un male. Esatto, se io studio bene, in automatico avrò maggiori garanzie, soprattutto rispetto a me stesso, che comunque il mio pezzo di preparazione ce l'ho messo. Altra cosa importante. Però scusami un attimo. Ci sono le variabili esterne che ti possono mettere ansia, ovvero professore, cioè dico Sì, assolutamente. Però noi ci sono X variabili che possiamo controllare e alcune che non possiamo controllare. I prof, la domanda non proprio non la diciamo quella che non sappiamo, la fuori programma, esatto, sono variabili che ovviamente non possiamo controllare. Molte persone è questo che mette anche ansia, ma in questo caso è un fattore di accettazione. Allora voi dovete operare per cercare di avere un controllo funzionale sulle cose che potete controllare. Cosa potete controllare? La vostra preparazione, la vostra percezione e la risposta che date alla situazione che state affrontando. Io mi preparo bene, prima di studiare faccio i miei respiri in modo che il mio studio non sia vanificato da uno stato emotivo troppo forte o da pensieri che non sono congruenti con quello che devo fare. Poi il giorno dell'esame, anche lì potete usare la respirazione come un fattore calmante. Ad esempio, se vi accorgete, non lo so, può succedere che uno si accorga, ah ecco che arriva il pensiero del non ce la farò mai. Cioè imparate a riconoscere certi pensieri, a bloccarli. Quando vi trovate in queste situazioni, oddio adesso non ce la farò, non supererò l'esame, eccolo, è arrivato il pensiero del non supererò mai l'esame, hashtag. È arrivato il pensiero del oh mio Dio, anche questo andrà male. Una volta che avete identificato in che tipo di pensiero vi state arrovellando, potete anche bloccarlo e controllarlo. Poi, importante sulle variabili esterne è non far dipendere la vostra autostima da quello che è un voto o una prestazione. L'ansia da esame è un sottotipo particolare di ansia da prestazione, che generalmente va a colpire quelle persone che proprio legano la propria autostima a una valutazione, non pensano che in quel momento sono valutate soltanto per una questione di preparazione. Sì, di preparazione fondamentalmente, ma ritengono proprio che ci sia una valutazione della loro intelligenza, della loro capacità, della loro persona. Come che un 30 discrimini un 28, un 26 e così via, cioè siamo là, ragazzi. Esatto, ma c'è proprio... L'ansia è connessa al fatto, oh mio Dio, vado lì, adesso diranno non solo, non quanto sono preparato in questa materia, ma quanto io
persona valgo. E non è un voto che dice quanto vali. Non è così, non è assolutamente così. Qui poi andiamo, se veramente, questo ve lo dico con sincerità, sincerità professionale. Se vi sentite in una situazione in cui fortemente pensate che un voto, un esame sia qualcosa che definisce la vostra persona, iniziate ad occuparvi di voi stessi in modo da volervi più bene, perché c'è qualche pezzettino probabilmente della vostra autostima che va rinforzato, ok? Può succedere di prendere 30, può succedere di prendere 18, può succedere che l'ansia vi faccia prendere tanti brutti voti che non meritate. Allora, più io mi sento tranquilla, più io sono sicuro delle mie competenze, minore spazio avrà quest'ansia e migliori andrò a instaurare proprio un circolo virtuoso, ok? Mentre quando il circolo è dominato dall'ansia e da sentimenti autosvalutanti, si instaura un circolo vizioso, per cui io penso che andrà male, l'ansia inibisce il mio studio. Mi presento all'esame e il mio studio è approssimativo perché magari tanto di quello che ho letto non mi è rimasto perché io ero concentrato su altri pensieri. Prendo un voto che magari non mi rappresenta, mi conferma l'idea iniziale, cioè l'esame è andato male visto? Beh, non è andato male. È andato male perché è iniziato male proprio dal primo momento che ci ho messo a studiare. Anche esatto, quindi secondo me, riassumo per non essere troppo, insomma già sono andata molto lunga. Uno, quando iniziate a studiare e sentite, percepite la presenza di questi pensieri, fermatevi e usate la respirazione per calmarvi. Due, non siete il vostro voto, ok? La valutazione che si esprime in un esame è una valutazione rappresentativa di una preparazione e non è una valutazione esatta. Che poi è una preparazione fatta su una domanda, massimo due, che su 100 domande approssimativa. Che si può... Esatto. È un valore data poi da una variabile che è una persona, un professore che ti fa la domanda, che può interpretare in un modo la tua risposta piuttosto che in un altro, può dare una risposta corretta e giusta, ma per lui per una serie di motivi è più o meno sbagliata, e prendi un 24 piuttosto che un 30 e lode con un altro professore. È questo, ma non c'è, cioè, la preparazione vostra è sempre la stessa, no? Non siete cambiati come persona. 3. Se all'esame vi sentite in ansia, comunicatelo. Cioè, quando vi sedete, ditelo, perché già il fatto di dirlo può assolutamente abbassa, agisce già sulla percezione dell'ansia e la riduce. Quindi, sa professore, mi sento un po' in ansia. Io lo facevo involontariamente, arrivavo, professore mi mangio, era più una modalità tipo di rompere il ghiaccio. Esatto, cioè, perché comunque si vede quando io mi siedo agli esami che sono, adesso non tanto, ma i primi periodi arrivavo tipo interrogati per favore. Tipo, voglio essere calmati, tranquillo. Perché... No, anche perché poi cercare di mascherarla in realtà è controproducente, l'aumenta. Quindi proprio lo comunicaste anche a voi stessi, no? Dire ok, sono in ansia. E una volta che me lo comunico e lo comunico agli altri, posso anche fare qualcosa per ridurre l'ansia. E in ultimo, se questa cosa però vi produce, se quest'ansia vi produce molto sofferenza, cioè non riuscite a trovare dei momenti in cui vi sentite liberi da questo stato di pensieri, insomma di ruminazione, turnover, insomma di pensieri, prendete contatto con uno specialista, così può essere anche solo una fase transitoria che promuova e aumenti il vostro benessere e l'amore per voi stessi. Diciamo che per alcune persone l'idea di andare da uno specialista può, mamma mia, una malattia, non è una malattia, è una condizione che accomuna tutti, praticamente il 90% degli studenti, basta esserne consapevoli più o meno facilmente uscire da questa situazione. Esatto, e può dare dei consigli utili per uscirne velocemente invece che arrovellarsi per anni. Io ragazzi ve l'ho sempre detto, prima o poi ne parlerò su YouTube perché è un momento particolare, ci devo trovare anche io coraggio per farlo, ma ve lo dico tante volte, non è che sono sempre stato così, ci ho avuto tanti momenti bui, mi ha aiutato mia cugina, mi ha aiutato mia zia, mi hanno aiutato i miei familiari, però con lei ci parlavo tanto tempo, come ed è stato come andare da una psicologa sostanzialmente. Poi io dico sempre, se uno si rompe un braccio si pone il problema di andare a farsi un'ingessatura, no? Allora, quando il nostro benessere emotivo diminuisce, perché farsi il problema di andare a rimetterlo in linea come era prima? Esatto. Quindi ragazzi, è uscito un video molto molto lungo, però sono argomenti un po' particolari e che quando vengono trattati da professionisti non mi interessa quanto esce lungo il video, ma
lo lascio così com'è. Quindi spero che l'abbiate guardato tutto. Io ringrazio mia cugina. Se questo video vi piace, fatemelo sapere nei commenti. Tanti like, tanti like, tanti like. Ecco, vabbè, lasciate un like solo per lei, perché il giorno di Natale le ho detto: vieni a registrare un video, vieni a registrare un video. Quindi esatto. Però ci sarà occasione di farne altri se questi video vi interessano. Magari proponete degli argomenti da fare. Assolutamente. E niente, trovate tutti i suoi link in descrizione. Ragazzi, se avete problemi iscriveteli tranquillamente, lei vi aiuterà come può. E detto questo, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao, buon Natale. È vero, buon Natale.